Stavi pensando da diverso tempo di crearti una seconda entrata o di virare verso un business che ti permettesse di essere indipendente rispetto al classico lavoro da dipendente? Beh, il momento sappi che è ora. L'intelligenza artificiale sta letteralmente lasciando a casa milioni di persone in tutto il mondo. Avrai sicuramente visto le moltitudini di articoli di giornale che parlano di questa cosa. Ebbene sì, tantissime persone stanno rimanendo a casa. Vuoi per le crisi, vuoi per l'inflazione, vuoi per l'intelligenza artificiale, non avete scampo. Il rischio che voi rimaniate senza lavoro è altissimo. Ma siccome sino a qualche anno fa ero anch'io nel tuo stesso punto, anch'io lavoravo da dipendente, guadagnavo anche bene, più di 2000 euro al mese, poco più che ventenne. Ma non ero felice, ma soprattutto percepivo già all'epoca il grande senso di instabilità che dà un lavoro da dipendente. Sei sempre sotto di una persona, sotto di un capo, sotto di un datore di lavoro che se un domani volesse lasciarti a piedi, potrebbe farlo senza pensarci due volte. Quindi se sei stufo di avere un capo o semplicemente vuoi un salvagente nel caso anche tu venga licenziato a causa dell'intelligenza artificiale, beh, sei nel video giusto perché in questo video andremo ad analizzare business perfetti per crearsi una rendita secondaria nel business online nel 2024. Il tutto ambendo anche ad incassi maggiori. Non solo punteremo ad eguagliare quello che magari è lo stipendio odierno di 1200-1500 euro, ma cercheremo anche, oltre ad essere immuni a tutti i rischi dell'intelligenza artificiale, di incassare di più. Parliamo di un range che va dai 2000 ai 5000 euro al mese guadagnabili grazie a questi business online che vedremo in questo video. Presta attenzione perché negli anni ho visto tantissime persone che con i business più disparati hanno cercato di arricchirsi, per poi in realtà fallire miseramente e aver buttato letteralmente nel water anni e anni, oltre che soldi dietro a fuffaguru e truffe legalizzate. Perché è ovvio che se scegli un'attività fallimentare, altrettanto fallimentari saranno i tuoi risultati. Quindi tutto parte da una scelta corretta, ovvero la scelta del business corretto e realmente remunerativo. Dall'altra parte però potresti anche entrare nel business più remunerativo del mondo, ma se non sai come realmente ottenere successo in quel business, ugualmente fallirai miseramente. Quindi è importantissimo che tu presti realmente attenzione. Silenzia il cellulare, togli qualsiasi tipo di notifica e guarda attentamente questo video. Business numero 1, e-commerce. Io ho fatto e-commerce e devo essere onesto, ci sono reali opportunità di guadagno. Private label, dropshipping, prodotti digitali e chi più ne ha più ne metta. La verità però è che devi comunque investire soldi, devi investire soldi per creare uno stock, devi investire soldi in pubblicità, devi costantemente combattere con colossi come Amazon. E quindi sì, io sono riuscito a guadagnare cifre interessanti con l'e-commerce, ma solo ed esclusivamente perché sono un'autorità nel mio settore. Ho dunque guadagnato perché tante persone mi seguono a causa dell'affitto breve e ho creato un e-commerce di affitti brevi. Ma se non sei famoso su Instagram, se non hai decine di migliaia di persone che ti seguono, guadagnare con l'e-commerce è probabilmente la strada meno indicata per te che parti da zero. Soprattutto, anche se vuoi provarci, metti in conto che dovrai investire diverse migliaia di euro. Come ho detto prima, per avere uno stock, per avere una logistica, per pagare le spedizioni e tanto altro ancora. Ma soprattutto la domanda che dovresti farti è perché un qualcuno dovrebbe scegliere di comprare quel dato prodotto dal mio sito sconosciuto quando lo può trovare comodamente su Amazon che glielo consegna il giorno dopo? E poi ricordati che dovrai essere costantemente alla ricerca di un prodotto vincente. C'era il periodo dei fidget spinner e tutti quanti guadagnavano coi fidget spinner. Dopo sono stati messi su Amazon e nessuno vendeva più. C'è stato il periodo degli epilatori laser. Tutti guadagnavano con gli epilatori laser, ma appena si è trovato su Amazon lo stesso prodotto a 5 euro in meno, hanno chiuso tutti i dropshipper. Insomma, il mondo dell'e-commerce è molto interessante, ma per guadagnare devi avere tantissimo pubblico o devi essere disposto letteralmente a creare un nuovo sito web ogni mese, inseguendo il trend del momento. E soprattutto senza nessuna garanzia che realmente riuscirai a guadagnare. Quindi a te la scelta e a te il rischio. La seconda opportunità di business è quella del venditore telefonico, ovvero una persona che passa le sue giornate in chiamata, videochiamata o chattando su WhatsApp, cercando di vendere un prodotto per conto di un'altra persona, portandosi a casa una provvigione. È sicuramente un'opportunità molto interessante e io stesso mi avvalgo di questa figura in azienda. Però devo essere onesto con te, è ormai da 3 anni che ho sempre i soliti venditori telefonici. Perché? Perché un buon venditore telefonico te lo tieni stretto, chiaramente non lo cacci e non lo cambi. Quindi, onestamente, penso che sia un mercato più che saturo, perché la maggior parte delle aziende già hanno dei venditori telefonici, se sono bravi, se li tengono stretti e difficilmente tutte queste decine di migliaia di venditori telefonici che vengono formati ogni anno
troveranno lavoro. E soprattutto spesso sono persone lasciate allo sbando. Spesso ricevo proposte di potenziali venditori telefonici che vogliono lavorare per me, ma si propongono in maniera grezza, infantile, poco professionale, e ciò mi fa capire che il livello della formazione che ricevono queste persone è realmente scarso. Il vantaggio dall'altra parte è che un venditore telefonico può letteralmente lavorare da ovunque nel mondo, gli basta una connessione ad internet ed un telefono e può arrivare a guadagnare anche 5.000 euro al mese. Dall'altra parte però, se vendi un prodotto scadente o un prodotto truffaldino, stai truffando le persone e stai venendo pagato per truffare le persone, quindi eticamente potresti trovarti di fronte a delle scelte davvero davvero difficili. E soprattutto non c'è nessuna garanzia che riuscirai a guadagnare realmente, perché puoi anche essere accettato da un'azienda, ma se poi non riesci a vendere costantemente ogni giorno prodotti a qualcuno, beh, il tuo incasso sarà pari a zero. Non dimentichiamoci però che è un lavoro time consuming, ovvero se non spendi il tuo tempo non guadagni. Non si tratta di una rendita passiva, non si tratta di una rendita automatica. Anche in vacanza dovrai lavorare, altrimenti non guadagni. Il terzo modello di business è la creazione di canali YouTube, proprio come quello che stai guardando in questo momento. Ma vuoi sapere quanto ho guadagnato io dal mio canale YouTube, che comunque conta diverse decine di migliaia di iscritti? Beh, in tutto l'anno scorso ho guadagnato la bellezza di 400 euro. Non al mese, all'anno. Si tratta letteralmente di poche decine di euro al mese. E no, anche con il famoso YouTube Automation ormai non si guadagna una mazza. Perché? Perché lo fanno tutti quanti. E ancora una volta, se sto cercando un determinato tipo di video, perché devo guardare il video di un canale sconosciuto con pochissimi iscritti, senza neanche un volto umano, quando lo stesso tema probabilmente verrà trattato da persone super competenti in carne ed ossa e già famose? Se ad esempio il Bitcoin è ai massimi storici, perché dovrei guardarmi un video fatto dall'intelligenza artificiale quando ho degli esperti di finanza e criptovalute che parlano dello stesso tema? Tra l'altro persone con decine o centinaia di migliaia di iscritti. Quindi siamo realmente sicuri che con YouTube si possa guadagnare così facilmente con dei video automatici? Sicuramente guadagnare da YouTube è possibile. Conosco YouTuber che hanno centinaia di migliaia o milioni di iscritti e guadagnano cifre veramente incredibili. Ma sapete quanti anni ci hanno messo ad arrivare a quei livelli? E soprattutto, è proprio il caso di dirlo, uno su mille ce la fa. Là fuori è pieno di persone che cercano di guadagnare con YouTube. Ma in verità, quante di queste persone riescono a campare bene grazie a YouTube? Se vuoi provarci, io sono dalla tua parte. Buona fortuna, ma poi non dirmi che non ti avevo avvisato che è realmente difficile guadagnare con YouTube. Ma perché è così difficile? Beh, perché YouTube ti paga per visualizzazioni. E per arrivare a guadagnare anche solo 1000 euro al mese, devi fare milioni di visual. E raccontare la tua giornata come facevano gli YouTuber 10 anni fa non funziona più. Anche gli YouTuber più famosi, che sono partiti magari con Clash of Clans o altri giochi online, alla fine si sono dovuti evolvere, sono passati a fare recensioni di auto, piuttosto che a utilizzare cani robot e tanto altro ancora. Tra l'altro è una professione che richiede grossi investimenti. Devi avere attrezzatura di ottima qualità, devi viaggiare, devi avere a che fare con i brand, devi comprare cose da recensire, quindi di certo non è un business per chi parte da zero e dove puoi iniziare ad investimento zero. Prossimo business, l'infomarketing. È sicuramente un ottimo business e io stesso lo faccio con la mia azienda B&B Academy. Il problema è che ancora una volta devi essere il numero uno del tuo settore. Non puoi pretendere di iniziare ad insegnare un qualcosa se non hai un track record. Io ho vinto premi, ho giornali che parlano di me, sono stato inserito da Forbes nella lista degli imprenditori più importanti nel business degli affitti brevi. E se 5 anni fa potevi iniziare questo business con un budget realmente basso perché le pubblicità su Facebook ti venivano regalate, devo essere onesto con te, i margini si sono ridotti tantissimo e sopravvive chi, come me, lo fa realmente da tanti tanti anni. E ancora una volta, perché io dovrei formarmi da te, lato affitti brevi, che sei un signor nessuno, quando ad esempio c'è B&B Academy che lo fa da tantissimi anni? O perché dovrei studiare dropshipping da te, che non hai nessun tipo di storico, quando ci sono persone che hanno creato e-commerce multimilionari in passato? Tralasciando che poi abbiamo visto come in realtà guadagnare con l'e-commerce è realmente difficile. E poi per entrare in questo business hai bisogno di una miriade di professionisti che ti aiutino. Persone che ti creino un sito web, grafici, videomaker, video editor e chi più ne ha più ne metta. Insomma, lavorare con l'info business è davvero un grosso mal di testa. Se hai decine di migliaia di euro da rischiare, provaci, ma se non hai esperienza da vendere, nessuno comprerà i tuoi prodotti. Il penultimo business di cui ti parlerò è l'affiliate marketing, ed è davvero interessante. È pensato per chi non ha un prodotto da vendere, bensì vuole vendere prodotti altrui, magari già famosi, in cambio di una percentuale. Ad esempio, delle persone possono decidere di vendere i miei prodotti di Ludovico e io gli do il 10%. Il problema di chi cerca di vendere, ad esempio, i miei prodotti è che si scontra con me medesimo.
Io, Ludovico, spendo 10.000 euro al mese di pubblicità, quindi è ovvio che le persone vedranno molto di più la mia pubblicità rispetto a quella di un mio affiliato che magari investe 200 euro al mese. Quindi è sì una grandissima opportunità, però spesso ci troviamo a fare concorrenza a un colosso, ad una persona che ha molti più soldi di noi e quindi magari spendiamo anche diverse centinaia di euro di budget per cercare di vendere quel qualcosa a qualcuno, ma la vendita ci viene fregata dalla stessa persona che ci ha concesso l'affiliazione. Vi faccio un esempio pratico. Amazon ci dice ad esempio che ci dà il 2-3% di ogni vendita che riusciamo a fare attraverso i nostri canali social. Quindi ad esempio io posso fare pubblicità ad un iPhone in vendita su Amazon e Amazon mi pagherà il 2% di quel prodotto, ovvero 20 euro, ad esempio, per averglielo venduto io. Il problema è che se io spendo 30 euro in pubblicità per guadagnarne 20, sono in perdita. Qual è la probabilità che un qualcuno compri da una mia pubblicità quando dall'altra parte c'è un colosso che sta spendendo decine di milioni per promuovere gli stessi prodotti? Insomma, l'opportunità dell'affiliate marketing è molto interessante perché ci permette di vendere prodotti altrui senza dover pagare per farlo. Però poi bisogna pagare per avere la visibilità attraverso la quale vendiamo questi prodotti. Quindi è sì un'opportunità, ma ancora una volta, se non hai decine o centinaia di migliaia di seguaci ai quali potrai vendere con uno schiocco di dita, lascia stare questo business perché non penso faccia il caso tuo. Sei libero di provarci, ma attenzione perché potresti perdere tutti i soldi che investirai in pubblicità per affiliate marketing. Ora, il business di cui ti sto per parlare è il mio preferito e ce l'ho davvero nel cuore perché è il business che mi ha permesso di diventare milionario e famoso in tutta Europa. È il business che ha cambiato la vita non solo mia, ma anche di mia madre, che ha finalmente cambiato realmente vita passando dal gestire un ristorante poco profittevole, lavorando letteralmente 7 giorni su 7, a guadagnare molto più di prima, avendo un sacco di tempo libero e potendo viaggiare in giro per il mondo. Sto ovviamente parlando del B&B Brokerage. È un modello di business per certi versi ancora poco conosciuto, ma in realtà è molto molto semplice da svolgere. Per riassumere il tutto, trovi dei proprietari che stanno cercando dei property manager. Firmi un contratto che si chiama mandato di gestione, tale per cui gestirai questo immobile in cambio di una percentuale, lo pubblichi su piattaforme come Airbnb e Booking e il gioco è fatto. Con gli affitti brevi, se un immobile fa 1000 euro, in media fai dalle 3 alle 5 volte di più. Ciò significa che un proprietario guadagna molti più soldi e per nessun motivo al mondo tornerebbe indietro all'affitto classico. E tu, con la tua provvigione del 35-40%, ti metti in tasca per ogni immobile cifre davvero importanti. Spesso le persone mi chiedono: ma perché un proprietario non se lo fa da solo? Beh, perché ovviamente i proprietari non hanno il tempo, spesso sono professionisti, medici, dottori, avvocati, ingegneri, non hanno di certo il tempo per star lì dietro a piattaforme come Airbnb e Booking. In secondo luogo, preferiscono dimenticarsi di tutto e far sì che se ne occupi una terza persona, dandogli una percentuale. Ed infine, non conoscono le piattaforme, non conoscono le metodologie, quindi anche se volessero non sanno come fare. E poi spesso sono ignoranti, pensano che ci sia bisogno della partita IVA o chissà che meccanismo alieno c'è dietro il guadagno con Airbnb. Quindi meglio così, ci danno a noi una percentuale che può arrivare sino al 40% per fare questo lavoro al posto loro. Hai denaro da investire e vuoi investire del denaro? Beh, puoi prendere degli immobili in sublocazione. Quindi paghi il canone di fitto e rimettendoli su Airbnb guadagni delle cifre extra rispetto a quello che è stato l'investimento. Ma se non vuoi investire denaro o letteralmente non hai soldi da investire, comunque puoi guadagnare attraverso il property management. Gestisci la proprietà per conto del proprietario e ti guadagni una percentuale. E la cosa più bella è che non devi investire un centesimo per prendere in gestione questo immobile. Inoltre, l'intelligenza artificiale non potrà mai toglierci il lavoro perché il turismo è letteralmente inattaccabile dall'intelligenza artificiale e soprattutto ci sarà sempre bisogno di qualcuno che gestisca gli annunci, risponda agli ospiti, coordini il servizio fotografico e tanto altro ancora. La cosa più divertente è che in realtà buona parte di questi processi possono essere automatizzati e gestiti da remoto. Quindi anche se sei alle Maldive, a Dubai, da tua nonna o da tua zia, puoi gestire i tuoi immobili grazie a dispositivi come le serrature smart e le master lock, che sicuramente avrai visto in giro per la tua città. Bene, ogni volta che vedi una di queste cassettine significa che c'è qualcuno che sta guadagnando grazie al business degli affitti brevi e che per non perdere tempo a consegnare le chiavi agli ospiti ha automatizzato il processo, fornendo le chiavi a loro direttamente con uno di questi dispositivi. Se ti può sembrare uno svantaggio o una scortesia nei confronti dell'ospite, beh, sappi che in media un annuncio con self-check-in ottiene molte più prenotazioni rispetto ad uno con un check-in di persona. Perché? Beh, è ovvio, perché l'ospite vuole massima flessibilità e privacy.
Perché devo arrivare ad un determinato orario solo per incontrarmi con te che mi devi dare le chiavi, quando in realtà, grazie alla tecnologia, posso arrivare a qualsiasi orario ed andarmene come quando voglio senza necessariamente doverti aspettare? E se ciò non bastasse, hai di fronte a te un caso studio perfetto, una persona che letteralmente ha cambiato vita per sempre grazie agli affitti brevi. E all'interno del canale di B&B Academy trovi decine e decine di testimonianze con link attraverso i quali potrai vedere realmente le proprietà acquisite da queste persone. Persone che, grazie a questo business, a loro volta hanno cambiato vita, possono vivere la vita dei loro sogni, possono aiutare la propria famiglia e soprattutto aiutare loro stessi, guadagnando di più e vivendo una vita molto più serena. Se vuoi scoprire come anche tu puoi iniziare questo business, beh, la mia azienda ha dei percorsi di formazione adatti a te. Ma voglio essere gentile con te quest'oggi e siccome sei arrivato sino alla fine del video, qua in basso in descrizione trovi un link attraverso il quale potrai prenotare una consulenza gratuita con il mio team, che potrà aiutarti a capire se questo percorso fa il caso tuo, se nella tua città effettivamente c'è un'opportunità legata agli affitti brevi e soprattutto potrà spiegarti quali sono gli elementi da valutare prima di iniziare un business nel mondo degli affitti brevi. Spero che questo video ti sia piaciuto. Io sono Ludovico Cianchetta Vasquez, fondatore di B&B Academy. Mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi qua nei commenti e prenota una consulenza con il mio team. Tanto è gratis e ti assicuro che al giorno d'oggi trovare un qualcuno che ti faccia una consulenza gratuita è realmente difficile, soprattutto nel business degli affitti brevi. Quindi clicca il link che trovi qua in basso e iscriviti al canale. Ti auguro un grande in bocca al lupo e ci vediamo nel prossimo video.